È stata la prima volta che sei salito, cioè che sei andato in montagna, quanti anni avevi? Io avevo 5 anni quando mio padre mi portò sul primo 3000 nel 49, molto molto lontano. E da quel momento in poi non è che ero affascinato, però ero preso da questa avventura, perché io vivevo in una vallata molto stretta, in Val di Funes, nelle Dolomiti, e vedevo un pezzo del cielo e di tanto in tanto una nube appariva di qua, passava sopra e poi spariva, e mi sono detto: ma il mondo è tutto quello che è in questa valle. E dall'alto ho visto che il mondo è più largo, però alla fine della possibilità di vedere c'è un altro orizzonte, non si poteva vedere oltre. E da allora in poi io vado sempre al di là del prossimo orizzonte, e non finisce il mondo perché è rotondo.